Massimo, Ehi! io questa casa la trovo orribile. A me sembra una di quelle case dove trovi la gente assassinata. Massimo, ma tu sei sicuro che Alvise ti darà un posto nella sua Non fabbrica? ne ho idea, io non so com'è adesso. Una volta m'avrebbe dato pure l'impero turco se ce l'avessi avuto. Adesso non lo so, la gente cambia. Accidenti, ti avrebbe dato l'impero turco. Sì. Ti stimava. Mi stimava molto, aveva una grande opinione di me. Sono anni che va così, quindi. Non hanno soldi. Non ho capito, Deborah, la fabbrica va male? Io ho bisogno dei soldi, perché non posso sempre chiederli a mia madre. Senti, mamma, ti chiamo per un motivo preciso. Abbiamo bisogno di soldi. Io e Massimo non possiamo più stare insieme. Continuiamo a litigare, io non lo sopporto più. Ma anche lui non mi sopporta più, eh? No, mamma, no, 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 non è un momento, è peggio di un momento. Sì, è un uomo bravo. È un pezzo di pane, però è manesco. È un pezzo di pane manesco. Pronto? Pronto, signorina, per caso ha visto mio marito? Ah, è sotto che fa colazione, col caffè latte. Senta, gli dica di salire, gli dica che sto male, gli dica che sono disperata, gli dica che ho freddo, gli dica che sono stufa, gli dica che sono incinta! Io ho lo stomaco delicato, il palato sensibile, i nervi fragili, soffro di insonnie, tremiti, paure, ma il cuore sta sempre bene. È il cuore che è forte, Massimo. È il cuore. Tutti i cinghiali hanno detto.